Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di politica, di politici e di campagne elettorali. C'è stato un tempo in cui per i comizi elettorali si riempivano le piazze. Erano gli anni delle ideologie. Chi non era di qua stava di là, oppure si metteva in mezzo. Screditare l'avversario era una diffusa strategia elettorale. Beh, lo si fa ancora adesso, ma in realtà è un trucco molto vecchio. A suo tempo, gli inglesi, per diffamare Napoleone, avevano inventato la leggenda della sua bassa statura, ampiamente smentita dagli storici attuali. Che poi, secondo me, non è così un difetto essere bassi. Insomma, scegliere non è mai stato facile. Ecco perché in tempi più recenti si è passati a nuove tattiche. Volti popolari, talvolta sbalorditivi, insolite apparizioni da copertina, bellezza rassicurante. E chi non può ricorrere alla moglie? Se questi criteri fossero stati mantenuti sempre, la Francia non avrebbe potuto avere uno dei suoi principali politici. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Charles de Gaulle, l'eroe della Resistenza, il capo dei primi governi della Francia liberata, il fondatore della Quarta Repubblica, il presidente della Francia dal 1958 al 1969. È fuori discussione che De Gaulle non rientrava nei canoni estetici che oggi sono imposti. La sua imponente statura lo rendeva goffo nei movimenti e quando era di profilo rivelava un naso per il quale i suoi conterranei con poca fantasia lo avevano soprannominato Cyrano. E neppure l'eleganza più ricercata sembrava aiutarlo. Chi lo frequentava, chi lavorava con lui, chi lo incontrava anche nelle occasioni ufficiali, spesso lo descriveva come un uomo duro, scorbutico, insomma un po' antipatico. Raramente nelle foto lo vediamo sorridere. Povero De Gaulle. Eppure i suoi biografi, scavando nella dimensione privata, hanno scoperto un lato profondamente umano. Umano fino alla tenerezza. Insomma, c'era chi è riuscito a far sorridere la vita di Charles de Gaulle. E non è, come si potrebbe facilmente pensare, Yvonne, la moglie di tutta una vita, ma la figlia Anne, nata nel 1928 e affetta dalla sindrome di Down.